ritrovati cari amici della cucina di Casa Paturzo. Quest'oggi vi ho portato nel cuore di Napoli. Siamo nel bar pasticceria a Sfugliatella e sono con me Sonia ed Enzo che sono i proprietari. Grazie per averci ospitati. Grazie a voi. Qui fervono i preparativi ovviamente per tutti i dolci natalizi, tutti fatti secondo la tradizione e secondo tutti i crismi della napoletanità. Abbiamo qui un tavolo bellissimo imbandito perché Sonia sei bravissima a preparare delle confezioni, guardate, meravigliose. Grazie. Per tutti questi prodotti artigianali. È una tua passione questa, molto apprezzata. Sì, l'ho sempre avuta questa passione. Che meraviglia, ma hai anche delle persone che ti aiutano. Sicuramente, insieme a me collaborano anche Anna e Loredana. Il popolo napoletano apprezza tantissimo queste confezioni che è possibile anche personalizzare. Sicuramente, quindi con i soggetti, con i colori diversi, con nastri diversi e composizioni diverse, ovviamente. Quindi un regalo nel regalo. Sicuramente, un doppio regalo. I biscotti, perfetto. Sì. Enzo, tutta produzione artigianale, produzione propria, è uno spettacolo la vostra pasticceria. Grazie, grazie. Questo è il frutto di 25 anni di attività. Siamo un'azienda, come hai detto tu, a conduzione familiare, dove prediligiamo la qualità. Assolutamente, ormai sono anni che noi puntiamo solo su questo aspetto e che noi ovviamente per noi non è poco, anzi ogni anno cerchiamo sempre di innovare, perché la pasticceria è anche innovazione per dare ai nostri clienti sempre un'alta qualità e una varietà soprattutto nella pasticceria. Voi avete anche una bellissima sala per eventi. Il Giardino degli Angeli. Sì, abbiamo una sala per eventi ormai da 2 anni e una sala che ospita 90 persone. Abbiamo ovviamente una cucina interna nostra e anche un giardino esterno di 1400 metri quadrati, dove appunto, come dicevi tu, facciamo cerimonie, compleanni, comunioni e anche qualche matrimonio. Perfetto, andiamo quindi subito nel laboratorio dove Lello e Gennaro stanno lavorando a tutte le preparazioni natalizie e ci facciamo dare i loro segreti per realizzare un ottimo panettone e una sfogliatella frolla. Poiché siamo nel periodo natalizio e il panettone è uno dei dolci più mangiati in questo periodo, ho chiesto a Lello e Gennaro di realizzare per noi un panettone artigianale che è uno dei pezzi forti della vostra pasticceria. Quindi andiamo partendo con la prima fase. Ci serviranno 300 g di lievito madre, 250 ml d'acqua, 10 tuorli d'uova, 250 g di burro, 250 g di zucchero e 800 g di farina manitoba. Partiamo con acqua e zucchero. Aggiungiamo adesso la farina. Per quanto tempo dovrà lavorare? Per una ventina di minuti. Dopo 20 minuti aggiungiamo il lievito madre e continuiamo per quanti minuti ancora, Lello? 10 minuti. Aggiungiamo adesso i 10 tuorli d'uovo. Lavoriamo ancora un pochino la pasta. Trascorsi 10 minuti circa, quando si saranno bene amalgamati anche i tuorli d'uovo, possiamo aggiungere il burro ammorbidito a pezzettini. Il nostro impasto è pronto, quindi lo andiamo a riporre in una ciotola. Eccolo qui. Adesso c'è una fase lunga di lievitazione, dovrà lievitare per 12 ore. Dopo 12 ore di lievitazione possiamo procedere con la seconda fase di preparazione del nostro panettone. Andiamo a prendere l'impasto che nel frattempo è bello lievitato e ci aggiungiamo 200 g di farina, 150 g di zucchero, 8 tuorli d'uovo, delle scorzette di arancia frullate, 50 g di miele, 20 g di malto, 15 g di sale e 250 g di burro ammorbidito. Andiamo di nuovo a lavorare con la planetaria. L'impasto e farina facciamo girare. Quindi partiamo con unire la farina. Lello, ora in sequenza, facendo assorbire bene gli ingredienti, andiamo ad aggiungere prima il malto. Poi continuiamo con lo zucchero. Tuorlo d'uovo, un
Abbiamo appena messo nella planetaria gli aromi, il miele. Aggiungiamo il burro ammorbidito. Una volta pronto l'impasto dovrà riposare per altre 2 ore. Potremo passare alla terza fase, dove andremo ad aggiungere i canditi, l'uvetta, 100 ml d'acqua e 15 g di sale. Il nostro impasto ha riposato per 2 ore e ora abbiamo preso giusto 1 chilo, che è la porzione di un panettone, e andiamo a fare la pirlatura. Facci vedere, Lello, qual è questa operazione. Andiamo a stringere la pasta, mi spiegavi che questo significa? Lavorarla in questo modo. Quindi ricavandone una palla bella precisa. Eccolo qui. Dopo l'ultima fase di lievitazione, il nostro panettone è pronto per essere glassato. L'ultima fase di lievitazione sono 6 ore in un ambiente che sia umido. A casa come lo possiamo ricreare? Mettendo il pendolino nel forno con la luce accesa. Quindi 6 ore in forno con un pentolino con acqua calda e luce accesa. Sì. Quando abbiamo ottenuto questo bellissimo risultato, lo andiamo a glassare con una glassa fatta da albume d'uomo, zucchero, farina di mandorle e fecola di patate. Poi ci andiamo a mettere mandorle, zucchero a granello e zucchero a velo. E allora bando alle ciance e andiamole a preparare. Ed ecco il nostro panettone pronto per essere infornato. Andrà in forno a 160 gradi ventilato per circa 50 minuti. È un onore grandissimo per me andare a ritare questi panettoni meravigliosi con i pasticceri della sfogliatella. I panettoni sono pronti e andiamo a sfornare. Vai Lello! C'è un profumo incredibile in questa pasticceria. Guarda che meraviglia! Adesso arriva un momento molto delicato. Lello infilza il panettone in questo modo. Potete farlo anche voi tranquillamente a casa, perché si comprano, Lello, vero? Queste, sì, questi qui. Tranquillamente. E va appeso in questo modo per 12 ore. È una fase importantissima che fa in modo che il panettone al centro non se ne scenda. Trascorse le 12 ore in quella posizione come abbiamo mostrato prima, possiamo fare l'assaggio, la degustazione. Vai Lello! La lievitazione perfetta, meraviglioso. Per realizzare il panettone classico avremo bisogno nella prima fase di 300 g di lievito madre, 800 g di farina manitoba, 250 g di acqua fredda, 250 g di zucchero, 10 tuorli d'uovo e 250 g di burro. Nella seconda fase dovremo riprendere il primo impasto, aggiungere 200 g di farina, 8 tuorli d'uovo,
150 g di zucchero, 20 g di malto, 50 g di miele, 250 g di burro, 15 g di sale. Nella terza fase aggiungeremo all'impasto 100 g di acqua, 200 g di uvetta, 200 g di cubetti d'arancio canditi, scorza di due arance grattugiate. Prima di essere infornato, il panettone andrà ultimato con una glassa, mandorle, granella di zucchero e zucchero a velo. Ecco il fantastico panettone che abbiamo realizzato in laboratorio, che Sonia ci ha confezionato per l'occasione, è bellissimo. Io ringrazio Enzo e Sonia per averci ospitati, grazie mille. Grazie a voi e vi aspettiamo numerosi nel nostro punto vendita qui a Via Nazionale. Perfetto, io vi ricordo che se volete rivedere le ricette che vi abbiamo mostrato è possibile visitare la pagina della Cucina di Casa Paturzo Instagram e Facebook, e inoltre potete anche visitare la pagina Facebook ed Instagram a Sfugliatella Via Nazionale. Arrivederci alla prossima puntata.